Volevo soltanto complimentarmi con gli allenatori che sono qui presenti stasera, che comunque stanno facendo un ottimo lavoro. E la società apprezza molto il lavoro che viene fatto dagli allenatori, come viene fatto anche nelle categorie minori e anche nelle categorie maggiori. Siamo consapevoli di avere un organico di ottimo livello, a livello di preparatori, quindi non per niente quasi tutti gli allenatori della Biellese, che purtroppo è in grosse difficoltà, sono venuti qui da noi perché hanno visto che c'è la possibilità di lavorare con un certo criterio, cosa che ci teniamo particolarmente. Vabbè, io vi porto gli auguri del sindaco che non è potuto essere presente questa sera e mi unisco ai suoi auguri augurandovi tutti quanti un buon Natale e un anno nuovo. Continuate così perché vedo che più o meno tutti quanti avete dei buoni risultati, chi più chi meno, insomma. Però questa società è importante perché comunque è quella che adesso a Biella sta facendo di tutto e siamo orgogliosi noi come amministrazione comunale di Ronco di averla qua da noi. Stiamo facendo tutto il possibile per supportarla e ci teniamo veramente. Quindi un buon lavoro a tutti quanti e continuate così. Anch'io mi unisco a quanto diceva il collega di Ronco, porto saluto del sindaco Sergio Gronda e naturalmente come amministrazione comunale di Valdengo noi siamo molto contenti e soddisfatti del gemellaggio, o meglio direi della fusione della società tra Valdengo e Ronco, perché sicuramente questi dirigenti hanno sicuramente contribuito a dare nuova linfa, nuova passione, nuovo amore alla nostra società, in modo particolare a quella che era la storia anche del Valdengo. Quindi oggi avere una società che si chiama Fulgor Ronco Valdengo è qualcosa di importante per tutto il territorio. E poi nello stesso tempo mi fa enormemente piacere vedere che questa società, oltre a fare un'ottima attività per quello che è il settore giovanile, ma soprattutto porta avanti delle iniziative esemplari, importanti e devo dire veramente un fiore all'occhiello, quali sono quelle a favore di queste iniziative bellissime, da quelle che sono le mine a quelle che sono naturalmente il concetto che viene portato con l'Olympic e le iniziative che vengono fatte in questo momento a Stoccolma. Quindi a voi veramente più sincero grazie, naturalmente mi permetto anche di ringraziare di cuore tutti gli allenatori. Mi diceva prima Presidente Lanza e il DS Fregonese, abbiamo il piacere e l'onore di avere l'allenatore, che così si dice, no? Si può dire? Più anziano a livello nazionale, mister Sottile, questo è sicuramente un vanto e credo che come ho voluto dire, mi permetterò di dire al presidente del CONI Bernardini il prossimo anno di almeno riconoscere con un premio alla carriera questo veramente bel lavoro che avete fatto. Anche perché mi dicono, e questo lo sapevo, ma non sapevo la seconda parte, che mister Sottile ha anche allenato mister Granai, che in questo momento sta dando comunque grande soddisfazione anche a quello che è il nostro Valdengo. Quindi grazie, complimenti a tutti e naturalmente a voi ragazzi veramente auguri e ai genitori grazie. Perché l'Aldo è un'istituzione del calcio giovanile di tutto il territorio. So che i ragazzi hanno pensato, i suoi ragazzi, nonostante abbia l'aspetto rude e ferreo, i ragazzi gli vogliono bene e hanno pensato di fargli un regalino per Natale. Quindi volevo qui i suoi futuri campioni, perché lui è abituato
Da lui sono passati tutti i professionisti che hanno giocato nel calcio. Grazie ragazzi, vi ringrazio veramente di cuore e ringrazio tutti i presenti e auguro buon Natale a tutti.